uomini per un penny prendevano un letto per una notte, donne e bambini che dormivano sotto i ponti o trovavano rifugio negli archi delle porte e chiedevano cibo dove potevano. Carol significa canto popolare, inno di gioia per una festività e specialmente per il Natale. In Inghilterra le Christmas Carol sono molto diffuse. La vigilia di Natale, gruppi di cantori, generalmente ragazzi, chiamati Carol Singers, mentre le intonavano nelle chiese o per la strada. Vanno di casa in casa e ricevono offerte dolci. Le strade erano illuminate da lampade a gas. Non c'erano automobili e i mezzi di trasporto erano trascinati da cavalli. L'istruzione non era obbligatoria e i ragazzi facilmente entravano a far parte di cattive compagnie, diventando borsaioli e ladri. Il lavoro che oggi vi presentiamo può apparire poco realistico, ma rappresenta quel sentimento, quel desiderio d'amore e di solidarietà che ancora oggi ci pervade un po' tutti nel periodo delle festività natalizie. Dickens, nei suoi romanzi, ci offre una vasta gamma di personaggi, ma le sue simpatie sono per più umili. Egli mette in luce e denuncia certi aspetti del comportamento umano, come lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, l'egoismo, l'avidità, comportamenti che aveva subito lui stesso nel corso della sua giovinezza, fatta di delusioni, duro lavoro manuale e abbandono. Le scene sono avvolte nella semioscurità e nella nebbia, per l'avarizia che caratterizza il protagonista, nebbia che invade e trasforma tutti, creando quell'ambiente spettrale che Dickens ci prepara poco a poco. Buon divertimento! Se non fosse per l'allegria che ho dentro e che mi scalda a dovere.
Natale è l'unico giorno in tutto l'anno in cui uomini e donne sembrano aprire d'improvviso i loro cuori e pensare ai propri simili, a quelli che soffrono e a quelli che non stanno bene. E sebbene il Natale non mi abbia mai messo una sola moneta in tasca, mi ha portato del bene e ancora me ne porterà. Io lo benedico. Bravo, ragazzo, grazie. Ancora, ragazzo! Vi farò festeggiare Natale, licenziatemi! Zio, ci verrete a pranzo da me? Canteremo delle canzoncine dei tempi andati, con i miei amici, ci divertiremo, vedrete. Non mi piace la musica, ne ho più amici. Ho tutto da fare io. Buonasera. Ma dove sarete domani per il pranzo di Natale? In trattoria. E farò lo stesso pranzo di tutti i giorni. Buonasera, ho detto. Buon Natale. Buonasera. Via, via,
So bene che ti vedo, Greppia, solo perché gli essere un digerito male. I nostri non ritornano verso il suo niente. È tutta colpa della cucina di quella maledetta famiglia, Poi, se tu sei lo spirito di Greppia, che vieni sulla terra e fuori da me? Ma non avete altro da fare lassù? Voi siete. È legge divina che l'anima di ogni uomo si accompagni con quella di tutti i suoi simili. Se non lo fai vita, è condannata a farlo dopo la morte. Allora verranno per il mondo e vede, ormai è troppo tardi, tutto quello di cui avrebbe potuto servirsi sulla terra per la sua felicità. Tu non sei felice? Purtroppo no, mi porto dietro il peso della mia eredità, del mio egoismo, proprio come stai facendo tu. Come? Anche io non ho pace? Dimmi qualcosa, Grazia. Confortami. Siamo stati amici. Noi non abbiamo mai conosciuto la vera amicizia, Scottica. Ma adesso vorrei aiutarti, ma non posso fermarti. Devo correre sempre, torturato dai rimorsi e vedere tutto il bene che avrei potuto fare e non ho fatto. Ho perso tutte le occasioni, non sono stato capace di nulla. Ma sei stato un modo affari. Gli affari? Ascoltami, Scottica. Il tempo che mi concesso sta per terminare. Sì, ti ascolto. Molte volte ti sono stato accanto senza che tu mi vedessi. Non so perché stasera tu ti possa vedermi. Un mistero anche per me. Ma so che ti appariranno tre messaggeri. Che cosa? Tre messaggeri, uno dopo l'altro. Essi ti offriranno l'ultima occasione per salvarti. L'ultima? Senza le loro visite non sperare di poter evitare la strada che percorrono. Aspetta il primo quando l'orologio batterà le tre. E il te te ne do, grazie. Va di non vedermi mai più, per il tuo bene ricorda quello che sto dentro di me. Addio! Avresti potuto diventare uno
con degli affetti che ti rendessero cara e preziosa la vita. Ma hai voluto chiuderti in te stesso, respingere ogni mano che si tendeva verso di te. Si tendeva troppo tardi, quando ormai l'infanzia era finita. L'infanzia non è mai finita per gli uomini di cuore semplice. Tu ti sei attaccato ad un bene solo, la ricchezza, e per amore di lei hai detto di no a tutto il resto e sei diventato quello che sei. Ma guarda, Scotica, guarda ancora nella tua giovinezza. No, ti prego, non mi torturare più, te ne prego. Riconducimi a casa. Va bene. Il condimento sì, il sorriso dei miei bambini.
giorno di Natale perché si deve alla salute di un papà insensibile come lui. Ho perso il mio piccolo Tim, il mio caro figlio, che era molto affezionato a me.
campo. Ah, se avessi potuto salvare, dargli più luce, più cibo, più aria. Lasciate che vi accompagni a casa, amico mio. Tutto questo vi solleverà un po'. Venite, andiamo. E mi canterai delle canzoni che mi cantò la tua madre?